Ciao ragazzi, benvenuti nel canale YouTube di CTech 2020. Oggi realizzeremo uno scontro fra titani, tra Samsung S21 Ultra 5G ed iPhone 13 Pro Max di Apple. È il telefono del momento, quello introvabile, non esiste, non si trova da nessuna parte. È un'abitudine Apple quello di presentare prodotti e poi di renderli molto difficili da reperire nei primi mesi. Non so se è una, diciamo, strategia commerciale di marketing per alimentare l'hype, ma funziona perché ne vendono a carrette. Faremo oggi appunto uno scontro tra questi due top di gamma, quello che secondo me è il riferimento nel mondo Android, logicamente, e il nuovissimo iPhone top, perché il Pro Max è il top, non è uguale agli altri, è inutile che ce lo stiamo a raccontare, sotto l'aspetto fotografico. Abbiamo realizzato tre stupendi video dedicati al 13 Pro Max negli ultimi 10 giorni, il primo dedicato purtroppo ai problemi sul display. Potete trovare il link qua sopra. Abbiamo poi approfondito tali problematiche in un altro video dove abbiamo anche scoperto che purtroppo anche gli iPad mini 6, quelli presentati il 14 settembre, hanno problemi di jelly scrolling sui display. Anche di questo potete trovare il link sopra. E poi abbiamo realizzato un terzo video, devo dire pazzesco, bellissimo ragazzi, questo non perdetevelo perché è veramente una figata incredibile, dove abbiamo portato le 13 Pro Max in un laboratorio di riparazione di telefoni e di rigenerazione di iPhone del mio amico Jonathan, dove vengono spiegati tutti i segreti delle riparazioni e delle rigenerazioni dei telefoni. Vi consiglio veramente di farci un giro su questo video perché è incredibile, è stupendo. Detto questo, ragazzi, adesso andiamo con la sigla. Eccoci qua ragazzi, S21 Ultra 5G, iPhone 13 Pro Max. Faremo oggi una prova fotografica tra i due top e vi dico già come ho deciso di lavorare e perciò le foto che vedrete non saranno foto artistiche. Ho scelto di scattare foto che mettono in condizioni normali in estrema difficoltà i sensori degli smartphone, cioè tramonto, alba, notturni, stacchi di luce piuttosto violenti, perciò chiariscuri, ombre con sole, macro, e qui ci avremo da parlare soprattutto sulle macro, ma anche e soprattutto sulla capacità dei due prodotti molto diverse di gestire foto con il 10x. E sono tutte foto realizzate con la tecnica basica del punta e scatta, perciò nessun cavalletto, nessun accorgimento software, nulla di nulla, perché io penso che se noi andiamo in giro con gli smartphone e spendiamo 1.000 euro e passa per i nostri compagni di viaggio, dobbiamo avere l'opportunità di fare una foto col punta e scatta senza nient'altro che sia d'ausilio e portare a casa il miglior risultato possibile, altrimenti ci portiamo dietro una reflex, oppure andiamo a spendere 250 euro e prendiamo un medio base gamma, insomma. Pertanto tutto quello che vedrete è telefono, puntare, scatto, portiamo a casa il risultato. Vedremo come lavorano i due top, quali sono le differenze sostanziali e sarete voi poi a decidere chi sarà il vincitore. Scrivetecelo, mi raccomando, nei commenti sotto, ragazzi, perché siamo un canale giovane, abbiamo bisogno delle vostre visualizzazioni, abbiamo bisogno dei vostri like, delle vostre condivisioni e soprattutto delle vostre iscrizioni. Pertanto non perdiamo tempo, iniziamo subito a vedere come scattano le foto i due top di gamma. Prima di andare a vedere le differenze fotografiche tra i due top, andiamo a scoprire le differenze tecniche tra i due modelli. Samsung S21 Ultra monta una fotocamera principale da 108 megapixel, una ultra wide, cioè una ultra angolare da 12 megapixel, con apertura focale da 2.2 e due fotocamere tele da 10 megapixel, con apertura focale la prima da 2.4 e la seconda da 4.9. iPhone 13 Pro Max invece monta tre sensori da 12 megapixel. La prima è una principale da 26 mm con apertura focale da 1.5. La seconda è una ultra wide, cioè una grande angolare da 13 mm con apertura focale da 1.8. E la seconda è una telefoto per le macro da 77 mm con apertura focale da 2.8 e uno zoom ottico da 3x. Ok ragazzi, si è fatto tardi, il tempo è passato, mi sono tolto gli occhiali, altrimenti la luce mi avrebbe reso gli occhi praticamente invisibili, invece mi piace guardarvi negli occhi. Detto questo, ora oggi ho fatto un esperimento, cioè metterò le foto sovrapposte tra l'uno e l'altro, praticamente così, in modo che abbiate l'opportunità, mentre analizziamo i particolari e vediamo le differenze tra le risposte dei due sensori, potete vederle contemporaneamente, perché altrimenti sarebbe stato un pochettino complesso metterle nel display. E dopodiché, ripeto, fate sapere quello che ne pensate, ma adesso andiamo con la carrellata fotografica di S21 Ultra 5G e di iPhone 13 Pro Max.
A livello di grand'angolo non si notano grandi particolari, né sotto l'aspetto cromatico né sotto quello del dettaglio, le foto sono praticamente sovrapponibili. Forse se andiamo ad analizzare in maniera più approfondita e più specifica sembra che iPhone 13 Pro Max riesca a cogliere più le sfumature tra le nuvole da parte diciamo in alto e il cielo azzurro, mentre quando andiamo ad iniziare a cogliere, a stringere un pochettino con l'uno per, vediamo che S21 Ultra sembra dare più profondità all'immagine, sembra riuscire a cogliere diciamo la prospettiva forse in maniera leggermente migliore. Andando a stringere l'immagine con il 4 per notiamo la differenza cromatica tra Samsung, che carica i colori con contrasti un pochettino più accesi, ed iPhone 13 Pro Max che invece lascia i contrasti un pochettino più tenui, anche se il cielo sembra effettivamente migliore quello di S21 Ultra. Quando andiamo a stringere con il 10 per, ahimè, emergono tutti i limiti del sensore del 13 Pro Max. Potete vedere la foto è proprio impastata, sembra veramente che il software emerga in maniera troppo forte, perdendo sia a livello cromatico nel cielo sopra dove le nuvole non vengono più colte, ma anche a livello di dettagli e di particolari sulle case sopra alla caserma dei carabinieri. Qui il sensore di S21 Ultra dimostra di essere sicuramente superiore. Se andiamo a fotografare un paesaggio con il grand'angolo, vediamo che iPhone 13 Pro Max impasta in maniera eccessiva le foglie dell'albero, sia quello sulla sinistra che del boschetto sulla destra, mentre si fa preferire per quanto riguarda le striature tra il cielo e le nuvole. S21 Ultra invece gestisce meglio i colori, le definizioni degli alberi, delle foglie, mentre ha delle difficoltà maggiori, soprattutto per quanto riguarda i chiari scuri del cielo. Andando a stringere con 1x, vediamo che S21 recupera nei particolari tra le nuvole e il cielo, perciò gestisce meglio i chiaroscuri rispetto alla foto precedente, mentre sembra migliorare il lato della definizione iPhone 13 Pro Max, soprattutto per quanto riguarda gli alberi in primo piano. Andando a stringere ulteriormente con il 4x, possiamo notare come S21 gestisca meglio i particolari delle case della porzione della città di Ancona e gestisca meglio anche il cielo e le nuvole con iPhone 13 Pro Max, che con le nuvole, soprattutto la parte superiore, fa chiaramente intendere che c'è una sovraesposizione a livello software, sono infatti veramente troppo artificiose. Quando andiamo ad utilizzare il 10x, il sensore dell'iPhone 13 Pro Max mostra ancora una volta tutti i suoi limiti. Aspetto cromatico, dettagli, particolari e definizione sono tutti a vantaggio di Samsung S21 Ultra. Vince invece in maniera netta iPhone 13 Pro con la modalità macro, infatti la sua capacità di mettere al centro della foto il soggetto, di definirlo in ogni suo minimo aspetto, è veramente impressionante. Per carità, S21 si difende abbastanza bene, ma non riesce a raggiungere la definizione né dei particolari né dei colori e soprattutto a gestire il soggetto come iPhone 13 Pro Max. Dove c'è un crollo improvviso di iPhone 13 Pro Max, devo dire non me lo aspettavo, è nella modalità notturna, dove i particolari degli alberi sono veramente gestiti male, dove le luci sono sovraesposte a livello proprio cromatico dal software ed risulta una foto veramente pessima, sembra plastificata, sembra finta, non mi è proprio piaciuta. Devo dire che gestisce invece molto meglio sia i particolari in primo piano degli alberi, sia i colori S21 Ultra, che porta a casa un risultato nettamente superiore. Ero convinto che S21 Ultra gestisse peggio i colori e invece devo dire che ha vinto la grande. Con Youpest invece c'è il controsorpasso di iPhone 13 Pro Max, che gestisce meglio i colori, anche se logicamente era tutto nero il cielo, pertanto il software è sempre ridondante, ma a differenza dell'S21 Ultra i particolari e anche l'aspetto cromatico con questi risulta tutto più armonico e messo più a fuoco. Pertanto ottima la foto di iPhone 13. Questa è la chiesa di Pietrelacroce, che non so perché, forse per un gioco di luci, mette sempre in enorme difficoltà tutti gli smartphone. Devo dire che i dettagli sono abbastanza definiti e ben presi da entrambi i sensori, ma S21 Ultra mette più a fuoco i colori in questo caso. Mentre quando andiamo a spingere sulla finestra e sull'architrave emerge ancora una volta tutta la difficoltà dei sensori di 13 Pro Max, che ancora una volta dimostrano di non saper gestire i particolari, il software anche qui l'ha fatta padrone. Adesso invece mettiamo i sensori in una delle situazioni più complesse da gestire, cioè le foto contro sole. Vediamo che S21 Ultra gestisce meglio non solo in maniera anche più naturale le strature e le varie sfumature delle nuvole,
ma riesce a mettere a fuoco anche le ombre e le zone in luce dell'erba sia sul fianco sinistro che sul fianco destro, e riesce anche a mettere più risalto le costruzioni. Mentre iPhone 13 Pro Max è in evidente difficoltà nella gestione cromatica di questa foto. Se invece partiamo da un punto in penombra e andiamo a fotografare la parte più luminosa perpendicolare alla luce del sole, vediamo che le due foto sono perfettamente sovrapponibili. Un'altra foto molto complessa, da dentro al garage puntiamo direttamente la luce del sole con tutti i suoi riverberi e giochi di chiaroscuri. Devo dire che forse estremizza un pochettino di più S21 i chiari scuri, mentre la foto di iPhone 13 Pro Max sembra un pochettino più naturale. Anche i video sono perfettamente sovrapponibili, realizzati con una camminata molto veloce proprio per mettere in difficoltà la stabilizzazione ottica. Sia sotto l'aspetto cromatico che sotto quello dei particolari non ci sono differenze di nessun tipo. Perfettamente sovrapponibili anche i video della fotocamera frontale, dove la stabilizzazione ottica gioca un ottimo lavoro, anche se si può dire che iPhone 13 Pro Max metta più a fuoco rispetto al modello di Samsung i colori del viso. I selfie sono perfettamente, ragazzi, identici sotto l'aspetto cromatico dei particolari, anche se devo dire che forse il viso e i colori della mano sono leggermente più carichi quelli di iPhone 13 Pro Max, ma è una questione di gusti. Devo dire che sono due foto perfettamente uguali. Ottime le foto ritratto, veramente anche molto belli i colori e la definizione del soggetto messo in primo piano, anche se devo dire che ho trovato enorme difficoltà, forse va un po' in contrasto con la modalità macro, con iPhone 13 Pro Max, dove ho dovuto oggettivamente allontanare l'astronave di Guerre Stellari per focalizzarla bene. Ok ragazzi, andiamo con le considerazioni finali. Cominciamo dall'ultimo arrivato per cavalleria, dall'iPhone 13 Pro Max. Possiamo dire che ha nelle foto macro il suo reale punto di forza. Avvicinarsi ad un oggetto a 2, 3, 4 cm, realizzare foto così dettagliate, precise, con i colori così reali e con tutti i particolari colti, è veramente un piacere. Ottime logicamente le foto in chiave diurna, così come le foto in notturna dove non c'è una grande illuminazione, il sensore coglie la luce in maniera veramente importante. Cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuta la modalità notturna, che ovviamente ci sono molti elementi con colori un pochettino contrastanti, il software dimostra di non riuscire a gestire l'aspetto cromatico, le foto sono veramente troppo innaturali, troppo elaborate, e devo dire la verità, sono rimasto un pochettino deluso. Ho provato anche a fare altre foto, come quella che abbiamo visto con la casa, gli alberi notturna, sono tutte venute nello stesso identico modo. Pertanto non mi ha fatto impazzire. Per quanto riguarda invece gli scatti con la grandangolare, devo dire che finché siamo nei 4, 5, 6, 7 per le foto sono discretamente buone, ma quando ci avviciniamo andiamo oltre i 10 per, purtroppo i dettagli si perdono, le foto non sono definite. Devo dire che sono rimasto deluso da questa modalità di scatto di iPhone 13 Pro Max, pensavo facesse meglio almeno fino al 10 per. Per quanto riguarda invece il punto scatta, è il solito grande vantaggio di avere un iPhone: da quando io do l'input di fare la foto a quando viene catturata l'immagine è pressoché istantanea e mi permette sempre di portare a casa il momento. Questo è un aspetto sicuramente di superiorità rispetto a S21 Ultra. Per quanto invece riguarda i video, molto buoni, perfetta la stabilizzazione ottica, mi sono piaciuti molto a livello cromatico, devo dire per questo superiori rispetto al top di gamma di Samsung. E da verificare ancora la modalità cinema, perché come possiamo vedere nel video in sovrapposizione, se effettuiamo un movimento lento e continuo che impiega circa un secondo e mezzo, e il software riesce a decidere quale è il soggetto giusto da mettere a fuoco. Se invece facciamo un movimento più veloce, un pochettino più scattoso e non lo completiamo, il software va in difficoltà, perciò è un'ottima idea, una grande intuizione di Apple, ma va dal mio punto di vista ancora un pochettino ottimizzata. Che dire poi della modalità ProRes, ragazzi? Ne sappiamo poco, uscirà con iOS 15.1 probabilmente, ma l'unica cosa di cui siamo a conoscenza è che un minuto di video peserà circa 6 GB. Pertanto metterà a dura prova anche i possessori degli smartphone da 256 GB di memoria. Samsung S21 Ultra invece dimostra di avere il suo punto di forza quando andiamo a effettuare foto in controluce. Lì riesce a cogliere i particolari tra i chiariscuri, tra le ombre e i punti illuminati in maniera migliore rispetto ad iPhone 13 Pro Max. Così come, devo essere sincero, nella modalità ritratto, non avendo la macro molto spinta, riesce a mettere il soggetto a fuoco in maniera più semplice, più ravvicinata e più diretta rispetto al 13 Pro Max di Apple. Per quanto riguarda poi gli scatti, diciamo che sono ottimi così come iPhone 13 Pro Max, ma sul 10 per permette di avere
particolari, più dettagliati, soprattutto in grande lontananza, e coglie meglio gli aspetti di tutto il paesaggio, e le foto soprattutto vengono realizzate con più tranquillità e più semplicità. Per quanto riguarda addirittura il sensore da 108 megapixel, si spinge la grande fino al 30x. Queste sono due foto che ho realizzato a mano libera, la luna blu e il giorno successivo una mezzaluna con una nuvola vicino. Sicuramente il colore non è quello più naturale, ma devo essere sincero, il dettaglio è impressionante. E può arrivare anche fino al 50x e fare ottime foto, ma serve logicamente il cavalletto. I video ha qualcosina in più iPhone, sono sincero, così come sui selfie. Per quanto riguarda pertanto iPhone 13 Pro Max e Samsung S21 Ultra, devo dire che sicuramente le differenze tecniche possono fare la differenza per voi a seconda del vostro stile di fotografia, così come l'ecosistema che li contraddistingue. Più completo ed integrato quello di iPhone 13 Pro Max, ma anche più ermetico, più chiuso, più aperto, più open, ma meno completo quello di Samsung, che però con la modalità DeX permette di interagire con i computer e con i documenti presenti nel telefono, lavorare nel computer, salvarli, riportarli nel telefono. Pertanto sono sicuramente anche sotto questo aspetto un altro elemento importante di valutazione. Ora, fateci sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre valutazioni, se siete o meno d'accordo con noi sui commenti sotto. Come già detto, siamo un canale giovane, pertanto abbiamo bisogno delle vostre visualizzazioni, delle vostre condivisioni, dei vostri pollicioni su. Attivate la campanella per i futuri video. Ragazzi, un saluto da Logitech 2020, ci vediamo al prossimo video.